degustazioni tecniche, e qui alla macelleria Gugliotta vi posso assicurare che si mangia benissimo, ma si beve anche in modo eccelso, bianco, rosso. Stasera vi faremo un excursus della sicilianità insieme a Pippo Ricciardo alla macelleria Gugliotta. Giuseppe Gugliotta, in questa serata speciale per sbalordire ulteriormente sui ospiti, si è abbinato all'azienda agricola Rallo, che dal 1860 propone vini di altissima qualità. Il Bianco Maggiore, la Cuba, il Manto, la Zisa sono stati gli eleganti e profumati vini da pasto che Rallo ha proposto in anteprima a Capodorlando. Una serata piacevole trascorsa tra un bianco e un gamberone marinato, tra un rosso e un brasato, mare e monti, ma soprattutto passata piacevolmente a tavola con amici. Più antipasti, perché li vogliamo andare a collegare ai vini che poi stasera verranno praticamente spiegati. Abbiamo fatto un antipasto di pesce, mettendo un gamberetto crudo, una caponatina di pesce fada e una polpettina di pesce. E poi passando a un antipasto praticamente per andare a degustare il vino rosso, con una parmigiana, un tortino di parmigiana, e poi dei prodotti fatti proprio dalla macelleria Gugliotta, come la mortadella di suino nero, un salame rosa di suino nero o la classica salsiccia fatta da noi. Questo è un secondo particolarissimo, signor Gugliotta. Abbiamo del couscous, abbiamo delle scaglie, della rucola, una tagliata classica che sicuramente abbiamo visto in tutti i posti, ma non uno spezzatino con un gamberone. Se due gusti vanno bene assieme, possiamo creare di tutto: coniglio e gamberone. Abbiamo creato uno spezzatino di coniglio e gamberoni, ora vedremo in sala cosa ne penseranno gli ospiti.